trovati negli studi di Obiettivo News. Venerdì 10 febbraio scade il termine per partecipare al servizio civile universale. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Marina Vittone, che è qua come Umpli Piemonte. Benvenuta. Grazie Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per l'invito. a te per essere qua. Il progetto di quest'anno a livello Piemonte è Enogastronomia Piemontese con la cultura si mangia. Di cosa si Sì. tratta nello specifico? Un progetto accattivante che ha a che fare un po' con la mission delle nostre Proloco, del raggruppamento delle Proloco piemontesi che partecipano a questo progetto e che attiene un po' alla nostra identità culturale, perché potrebbe parere strano, però con il cibo diciamo, rappresentiamo il nostro territorio, la nostra identità territoriale e culturale. Parlando di cibo, parliamo delle nostre tradizioni, delle nostre tipicità agroalimentari che vogliamo promuovere non soltanto nella filiera delle nostre sagre e fiere, che cerchiamo di fare in modo che siano sempre più di qualità, sempre più sagre e fiere sostenibili, ma vogliamo anche creare proprio un anello di congiunzione con la cultura, riscoprendo tutto quello che è il mondo delle antiche ricette piemontesi, dei prodotti tipici, soprattutto quelli a rischio scomparsa, e promuovendo le nostre aziende agricole e i nostri marchi di qualità, grazie all'aiuto di questi giovani che, impegnati in questi progetti, affiancando le Proloco, possono affacciarsi al mondo della promozione turistica, diciamo in senso lato. Sì, è ricco il patrimonio culturale in questo settore gastronomico qui in Piemonte. Ed è anche interessante come ricerche, cose da scoprire, tradizioni da riscoprire per questi ragazzi che si affacciano al servizio civile. Sì, assolutamente. I ragazzi lavorano ad un'attività di ricerca e catalogazione inizialmente di tutto quello che è il patrimonio delle tipicità locali, paese per paese, ma poi spaziano nell'area vasta come il Canavese, le Porediese, piuttosto che le Valli di Lanzo. Quindi Certo. ricercano proprio le tipicità che hanno a che fare con le antiche tradizioni. E quindi cercano di fermare attraverso la catalogazione, la digitalizzazione, in questo c'è anche un po' una transizione digitale che le nostre Proloco stanno affrontando, vanno a fermare proprio la memoria e molto spesso là dove scoprono delle antiche ricette e scoprono che ci sono ancora degli anziani, dei nonni che portano avanti le tradizioni, vanno a incontrare proprio questi anziani perché sono testimoni diretti e quindi portano testimoniano una manualità, un'artigianalità che sta scomparendo e che invece va conservata e probabilmente Certo. anche possibilmente anche tramandata ai giovani. Progetti che poi solitamente sfociano in qualcosa di concreto, quindi in mostre, in libri, in divulgazione vera e propria per il pubblico. Sì, assolutamente, sfociano in tante azioni diverse di promozione turistica dei territori. Certo. Quindi dall'organizzazione di itinerari turistici, per esempio turistici e gastronomici, proprio alla riscoperta non solo dei punti di interesse culturale, quindi beni architettonici, ma anche delle aziende agricole, delle fattorie didattiche, dei laboratori di preparazione artigianale che danno vita a questi prodotti tipici. E poi naturalmente si lavora alla divulgazione. E quindi attraverso diciamo, la promozione digitale, non soltanto sui social media che ora vanno un po' per la Sì. maggiore e dove i nostri giovani sono veramente molto bravi, molto avanzati tecnologicamente, ma anche attraverso poi tutta quella che è l'organizzazione di un evento, di una promozione di un prodotto tipico. Noi in Piemonte abbiamo delle sagre che ruotano tutte intorno diciamo, a dei prodotti tipici di eccellenza. Ci sono in questo periodo diciamo, le varie polenta e merluzzo, i fagioli grassi Certo, con le sì. cotenne, piuttosto che la bagna cauda, ma la sagra del porro di Cervere, il bue grasso di Carrù, insomma, per citare alcune delle nostre tipicità delle province, anche fuori la città metropolitana di Torino, e che veramente creano poi dei flussi turistici,
creando poi una ricaduta economica sulle cittadine, sui nostri territori, sul tessuto sociale. Per i ragazzi è un'opportunità, oltretutto si tratta di un servizio allo Stato e di volontariato, spieghiamo bene in cosa consiste. Sì, per il ragazzo è sicuramente un'opportunità di crescita, ha un contratto firmato direttamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, percepisce 444 euro al mese come rimborso per 25 ore lavorative settimanali e ha la possibilità, l'opportunità di lavorare presso gli uffici turistici gestiti dalle Proloco o comunque presso i locali pubblici come biblioteche o centri sportivi che sono gestiti dalle Proloco e quindi le Proloco hanno bisogno di avere dei giovani e comunque delle risorse di personale per poter gestire questi servizi. Non è però solo un'opportunità dal punto di vista economico, quindi un aiuto, ma soprattutto per uno studente, sicuramente è un'opportunità importante, ma offre anche la possibilità di poter usufruire di alcuni crediti universitari, infatti alcuni ordinamenti universitari alcuni indirizzi universitari riconoscono dei punti ai fini poi degli esami universitari e della tesi, ma anche ad esempio dal punto di vista contributivo e pensionistico vale come un anno lavorativo a tutti gli effetti. Poi è sicuramente un modo per rendersi utile alla società, un'opportunità di cittadinanza attiva, di impegno civico, avendo la possibilità di essere seguiti da un tutore, perché ogni Proloco, ogni ente aggregato, perché l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane aggrega anche dei comuni e aggrega anche degli enti pubblici, degli enti parco nei suoi progetti, quindi c'è la possibilità di avere un tutore, un maestro di vita, nel vero senso della parola, che trasmette la cultura locale al giovane ed è un'opportunità di interscambio. La Proloco è veramente un luogo dove può avvenire lo scambio tra generazioni, quindi molto importante. Quali sono le caratteristiche per accedervi? C'è comunque un range d'età? Sì, possono accedervi i diplomati che hanno un diploma di maturità quinquennale dai 18 ai 28 anni, 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, per essere precisi. E diciamo, noi solitamente abbiamo ragazzi di qualsiasi tipo di corso di studi, ecco, non c'è un vincolo da questo punto di vista. Alle volte abbiamo ragazzi degli indirizzi turistici piuttosto che studenti dei beni culturali, ma anche giurisprudenza, insomma, quindi il nostro mondo è molto ampio perché possono affiancare anche le Proloco nell'attività gestionale per l'organizzazione degli eventi. Quindi vengono a contatto per esempio con molti enti pubblici, comuni, ma anche la regione, l'ASL, il SUAP, possono imparare proprio a rapportarsi e relazionarsi con il pubblico e con gli enti pubblici e come si sa da cosa nasce cosa, quindi alle volte sono nate delle ottime esperienze, insomma. Quasi sempre poi i giovani, potendo sfruttare questa esperienza nel curriculum vitae, trovano quasi immediatamente lavoro perché, come si diceva, un anno di servizio prestato direttamente allo Stato è una bella presentazione per un giovane. E intanto vivono anche l'esperienza comunque di aver fatto volontariato, di essersi avvicinato a una Proloco, e insomma aver visto anche questo mondo, e quindi molti rimangono anche come volontari, penso. Sì, infatti il piacere che noi abbiamo è di vedere che dopo un anno trascorso con questi giovani si appassionano e magari rimangono e diventano poi dei futuri dirigenti delle nostre Proloco, quindi ci danno l'opportunità di creare un vivaio, ecco, noi abbiamo proprio bisogno di avere tanti giovani per avere nuove idee e comunque forze, diciamo, nuove per gestire gli eventi, per svecchiare un po' il nostro mondo, è giusto rinnovarsi. Tra le altre cose è un'esperienza che stupisce molto i ragazzi perché non c'è assolutamente la percezione di ciò che c'è dietro l'organizzazione di un evento. Sono abituati a partecipare agli eventi anche con molto piacere, anche fare volontariato,
durante le manifestazioni, ma non sanno che cos'è il backstage, diciamo. Sì, sì, che tutto c'è l'impegno, il lavoro che c'è prima. Sì, ma... sì. Che unisce comunque, che entusiasma. Che unisce perché gli obiettivi comuni uniscono. Noi in Piemonte abbiamo 47 posti di servizio civile per questi giovani, sono dislocati in tutta la regione Piemonte, in provincia di Torino diciamo abbiamo il maggior numero di posti, in Canavese la Proloco di Rivarolo, la Proloco di Allie, nelle valli di Lanzo abbiamo la Proloco di Mezzenile, Valle di Susa abbiamo la Proloco di Susa, Monastero di Lanzo, il Tessano Venaria, Rivoli, Caselle, insomma ci sono tante proloco, poi telefonate e comuni dove si può, che sono aggregati appunto al progetto dell'Unione delle Proloco, dove si può prestare servizio e fare questa esperienza di un anno. Basta telefonare insomma alla nostra sede regionale, che sta a Cavour, in provincia di Torino, e oppure mandare un'email di informazioni, noi daremo tutte le informazioni possibili. E non c'è un vincolo per quanto riguarda la residenza, ad esempio un giovane rivarolese che volesse prestare servizio ad Allie, alla Proloco di Allie? Assolutamente no, perché il bando è nazionale, anzi in queste sedi solitamente ci sono ragazzi provenienti anche da fuori paese, sì. Sì, quindi possono scegliere quello più vicino, insomma. Certo, certamente, possono scegliere diciamo il progetto, possono scegliere la sede, certo. Noi forniamo anche una scheda di progetto che riprende gli elementi essenziali del progetto, quindi si comprendono bene le finalità, gli obiettivi, i partner, tutti i vari enti partecipanti e anche le partnership. Anche voi Obiettivo News siete una nostra, un nostro partner per la parte di comunicazione, certo, e marketing, e vi ringraziamo a proposito di questo. Grazie a voi. Cosa possiamo ancora aggiungere? A parte, direi in finale, quindi quando è il termine, e quindi l'appello a... Però se c'è ancora qualcosa da aggiungere prima di... Sì. Beh, direi che l'appello è ovviamente quello alla partecipazione. Il bando scade il 10 febbraio, quindi tra pochi giorni alle ore 14. La domanda è da fare esclusivamente online, tramite lo SPID, tramite l'identità digitale dei ragazzi. Come si diceva, tutte le sedi delle varie proloco che sono elencate entrando nella piattaforma del Ministero sono elencate, quindi si può addirittura chiedere direttamente al singolo ente di progetto maggiori informazioni. C'è un sito, io scelgo il servizio civile, che è adatto ai giovani, utilizza una comunicazione facilitata e li aiuta a districarsi un pochino nella pratica burocratica, che non è difficile da fare perché certo, è online, e come si diceva loro sono molto bravi in questo, però comunque semplifica molto le comunicazioni e solitamente... Dopo la chiusura del bando si deve procedere con la selezione, sì, quindi c'è un colloquio selettivo, quindi diciamo viene valutato il curriculum vitae, il titolo di studi, l'attinenza del titolo di studi al progetto, il colloquio che viene fatto, quindi sicuramente anche la motivazione è importante. Se emerge la motivazione, sicuramente questo è importante per chi sta in quel momento selezionando i volontari. Poi viene stilata una graduatoria provvisoria e una definitiva. L'avvio al servizio per questo anno 2023 è previsto per settembre. Perfetto, 12 mesi. 12 mesi, 12 mesi di attività presso le nostre sedi di progetto. E io invito veramente questi giovani a fare questa esperienza perché è veramente molto utile e di crescita personale. Quindi ragazzi, cogliete l'opportunità e continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.